grande stacchetto. Fantastici. Quelli che suonano la chitarra molto bene, come il mio chitarrista rock di riferimento, il quale ha come accordo preferito tra i tanti, qual è il tuo accordo preferito? Il fa diesis minore settima. È stata una scelta molto molto mirata e assolutamente anticonvenzionale, così come quella di chi ci governa, che ha pensato bene di rubare ai poveri per dare ai ricchi. È una scelta decisamente controcorrente. Ecco, un Robin Hood al contrario, che svende i lotti della foresta di Sherwood ai ricchi e toglie volentieri a tutti i poveri, e non contento ammette di sentirsi con l'ex premier, di cui non farò il nome perché, come diceva qualcuno, ci tengo all'igiene orale. Comunque mister SB OBS, che voi vogliate, quelli che omaggiano i poteri forti alla faccia di chi sta molto male e se la passa sdraiato in tutti i sensi, quelli come l'ineffabile, longilineo, non so come altro definirlo, gli scapperebbe un testa di cazzo se non fosse passibile di querela, e so che l'ha puntato, mi sta puntando, ma non volevo riferirmi a lui, all'ineffabile, longilineo, così distinto, dottor Mari e Monti. Oh sì, 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 oh yeah! Dire un accordo di seconda scelta, ci conosciamo benissimo, ma do del lei perché fa più televisivo. Un accordo di seconda scelta, argomento di cui non gliene fotte un cazzo a nessuno. Grazie per la sua sintesi e passiamo oltre. Grazie, no, mi interessa veramente un accordo di seconda scelta. Si bemolle settima. Senza diesis in chiave, faccio solo bemolle, faccio finta di sapere quello che dico. Ma perché me ne ha suggeriti la mostaciova questi termini? Io naturalmente non ne so mezza, non ne so assolutamente un cazzo, ma basta con il turpiloquio. Voglio stasera essere con un eloquio molto più fine. Voi sapete che, come dico spesso, in quanta finezza non me lo ficca in culo nessuno, e quindi sto di avere delle potenzialità che vorrei stasera sfruttare a pieno. Chiedo scusa per gli sputacchi che mi escono, che vedo in controluce, ma sono frutti della passione incontenibile. Quelli che, come il freak di cui ho dimenticato il cognome, comunque Antoni, hanno 36 anni di insuccessi conclamati. Pensate,
36 anni sulla cresta dell'onta, eh? E continuano a peggiorare, continuano a peggiorare, come stasera vi dimostrerò senza ombra di dubbio. Quelli come il sottoscritto, punto. Gli ossi duri, molto lirici. Braverrimi, bravissimi, anzi braverrimi.